Esiste un popolo nel Mali, in Africa, dalle origini oscure e dalla ricchissima cultura, che prende il nome di Dogon. Secondo la loro tradizione, migliaia di anni fa discese dal cielo una grande nave di forma circolare, da cui discesero alcuni esseri anfibi chiamati Nommo, che insegnarono loro varie discipline e spiegarono di provenire da una zona molto precisa dell'universo, quella di Sirio, la brillantissima stella visibile a occhio nudo. L'unico problema è che i Dogon avrebbero descritto anche un'altra stella che ruota intorno a Sirio, assolutamente invisibile all'occhio nudo. Come si spiega? Siamo dunque di fronte finalmente alla prova di un contatto avvenuto nel passato con una civiltà extraterrestre avanzata? È quello che cercheremo di capire oggi insieme a Strane Storie. Arriva la civiltà? Quando è iniziata di preciso la storia? Perché a un certo punto sono sorte culture fiorenti, avanzate, che ancora oggi ammiriamo e studiamo? Gli storici, gli archeologi, gli antropologi provano a dare risposte articolate, discutono, molte volte sono in contrasto, ma tutti sono d'accordo su una cosa: la nascita della civiltà attraversa processi complicati, lunghi, che possono avere molte cause, e tante di queste cause ci sfuggono. Forse la prima civiltà antica che ci viene in mente è quella egizia, con i suoi monumenti, la religione, la durata lunghissima. E come ben sappiamo, su civiltà come quella egiziana e sul fiorire di altre civiltà del Mediterraneo, quella pseudoscienza nota come archeologia spaziale, quella che sostiene che in un passato remoto saremmo stati visitati e magari colonizzati da alieni di vario tipo, a riguardo ha creato una serie di teorie incredibili. Oggi prenderemo in esame una di queste teorie, forse meno nota di altre, ma a lungo ritenuta come la prova migliore di un contatto antico tra popolazioni preistoriche e civiltà extraterrestri avanzate. Una storia piena di fascino, quella dei Dogon e della compagna della stella Sirio. Bentrovati, naviganti del mistero e dell'insolito. Io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a questo ultimo episodio dell'anno di Strane Storie, la mia serie che ogni settimana ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità storie, enigmi e credenze ai confini del reale. Se volete unirvi agli altri naviganti per scoprire i segreti del mio mestiere, se volete seguire i miei corsi, se volete imparare a vostra volta a indagare misteri e magari, perché no, a collaborare con me, più avanti vi spiegherò come fare. Per il momento preparatevi a un viaggio tra i misteri dell'Africa e in particolare andremo alla scoperta di quelli che circondano uno straordinario popolo, quello dei Dogon. Ci troviamo sul lato occidentale dell'Africa, nel Mali, il grande stato a sud dell'Algeria. Nella parte meridionale del Mali, sotto il fiume Niger, c'è una grande falesia, cioè un altipiano roccioso, che si eleva sul panorama circostante in modo spettacolare. È la falesia di Bandiagara, che dal XIV secolo è abitata dai Dogon, una popolazione che vi si insediò provenendo da altre parti dell'odierno Mali. I Dogon non possiedono la scrittura, ma hanno una cultura ricchissima che da lungo tempo attira antropologi ed etnologi e in tempi più recenti frotte di turisti, soprattutto francesi. Si tratta di una cultura numericamente circoscritta. I Dogon oggi sono 240.000 circa. Eppure questo popolo si è acquistato grande fama presso coloro che in tutto il mondo credono nelle teorie degli antichi astronauti, perché a un certo punto un sostenitore di queste teorie, Robert K.J. Temple, il cui nome oggi sentiremo menzionare mille volte, scrisse un libro di enorme successo, Il mistero di Sirio. Non possiamo dirlo con certezza, ma forse se Temple non si fosse innamorato così tanto della sua idea, davvero non saremmo qui a raccontare il mistero dei Dogon e della compagna della stella Sirio. Pensate, Temple si appassionò
alle fantasie sugli antichi astronauti a 22 anni. Venne a sapere dell'esistenza dei Dogon e della loro mitologia e da quel momento impiegò 9 anni per scrivere il libro che lo ha reso famoso per sempre. Insomma, davvero la passione di una vita. Attenzione però, Temple non può essere considerato uno svalvolato o uno studioso improvvisato come altri di cui ci siamo occupati in passato, da Erich von Däniken a Zecharia Sitchin. Temple si è formato studiando le lingue orientali antiche, a cominciare dal sanscrito, e dopo aver tirato fuori il mistero dei Dogon ha scritto su molte altre cose. Però la vicenda di Sirio e della sua compagna gli è rimasta appiccicata e non è più riuscito a liberarsene. Il libro, che lo ha reso famoso in tutto il mondo, uscì nell'agosto del 1976. Si intitolava The Sirius Mystery e già a scorrerlo ci si accorge che si tratta di un tomo enorme. A seconda delle edizioni conta in genere sulle 400 pagine. Sono persino tante per raccontare solamente la storia dell'ipotetico antico contatto dei Dogon con gli alieni scesi dal cielo africano. E in effetti sono tante. Più avanti vedremo che Temple usa tutte quelle pagine per parlare di altre cose, persino più incredibili, del mistero dei Dogon. Ma facciamo un passo alla volta. Ecco che cosa sostiene Temple. I Dogon, secondo lui, avrebbero conservato tracce di un avvenimento senza precedenti. La discesa dal cielo, anticamente, nelle zone in cui a quel tempo vivevano, di astronavi guidate da extraterrestri provenienti da un pianeta in orbita intorno al sistema binario della stella Sirio, quella che dalla Terra, anche perché in termini astronomici è piuttosto vicina, risulta brillantissima. Insomma, una classica affermazione da sostenitore dell'archeologia spaziale o, come oggi si dice sempre più spesso, da credente nella teoria degli antichi astronauti. Però, a guardarlo un po' meglio, questa idea fantastica si basa su un solo punto centrale. Da quel punto, dando per assodate le sue stesse lucubrazioni, Temple fa discendere conseguenze che per la storia delle civiltà umane sarebbero rivoluzionarie. Tutto nasce dalle ricerche condotte per molti anni fra i Dogon dai due primi antropologi francesi che se ne occuparono in modo approfondito. Si chiamavano Marcel Griol e Germain de Terlaine. I due rimasero in quella parte dell'Africa, sia pure a fasi alterne, per 21 anni, a partire dal 1931. La conoscenza del moto degli astri da parte dei Dogon e la mitologia che vi avevano costruito li interessava in modo particolare, ma il punto è che in quella società molte conoscenze si trasmettevano e si trasmettono tuttora per via iniziatiche, in gruppi cioè di tipo esoterico, e naturalmente solo per forma orale, non esistono testi scritti. Finalmente, fra il 1946 e il 1950, alcuni individui, ma in particolare Ogotemmeli, uno dei capi più prominenti, raccontarono ai due studiosi francesi il ruolo di Sirio. Ogotemmeli raccontò in particolare che Sirio, la stella, aveva una compagna donna, un'altra stella, che gli orbitava intorno con una danza della durata di 50 anni. Ed ecco il patatrac. I due ricercatori si innamorarono della cosmologia Dogon e del loro informatore che gliel'aveva raccontata e la misero al centro dell'intera cultura dei Dogon, come se quasi tutto il mondo di questo popolo fosse imperniato proprio su queste credenze. Fu dunque leggendo molti anni dopo i lavori di Griol, usciti nel 1948, che Temple venne a sapere dei Dogon e della loro cultura e li rese, per così dire, famosi in tutto il mondo. Prese dunque l'insieme della mitologia Dogon e accentuò il ruolo dei Nommo, leggendari antenati eroici in grado di respirare sia sulla terra sia nell'acqua, dunque anfibi, fondatori della civiltà Dogon che, racconta sempre quel popolo, un tempo scesero fra loro in un'arca accompagnata dal vento. I Nommo, per Temple, sarebbero dunque gli extraterrestri trasformati in divinità dagli antenati di quel popolo e furono loro a giungere dal sistema della stella Sirio circa 3000 anni prima di Cristo. Insegnarono gran parte delle nozioni di base, delle tecniche agricole e con la loro influenza non si fermarono qui, ma fecero sorgere la grande civiltà egizia e da lì tutte quelle mediterranee, compresa quella ebraica. Dicevo prima che il libro di Temple è un bel tomo di 400 pagine. Ecco, il fatto è che in realtà quello che stava a cuore a Temple non erano soltanto i Dogon con la loro mitologia complessa e certo affascinante per qualsiasi antropologo. Il suo obiettivo era quello di cambiare l'intera storia dell'umanità antica,
Leggendo The Serious Mystery, infatti, ci accorgeremo che molte pagine sono dedicate proprio all'Egitto, la grande civiltà antica per eccellenza, quella che effettivamente interessa a tutti quanti. I Dogon sono una grande civiltà che è stata, diciamo così, di certo benedetta dal contatto con i Nommo, ma questo popolo per tempo condividerebbe le stesse radici delle civiltà mediterranee, in particolare quella del Nilo. Da questa catena di eventi sarebbe così sorto il mondo di cui oggi noi siamo i discendenti. Una ricostruzione ambiziosa, non c'è che dire, ma per capire quanto è credibile, come sempre, cerchiamo di andare più in profondità e iniziamo ad analizzare i dettagli. Prima di tutto è importante capire che cosa di preciso dissero di avere raccolto a suo tempo i due antropologi francesi, Griot e Dieterlen. Nel suo libro, Temple sostiene che la prova che i Dogon erano stati visitati dagli alieni Nommo starebbe nel fatto che sapevano sin da tempi remoti che Sirio è una stella binaria, cioè che è accompagnata da una seconda stella che ruota intorno a quella principale. Questa circostanza è un'acquisizione astronomica recente, anche se era stata prevista già 18 anni prima dall'astronomo tedesco Friedrich Bessel, a causa delle perturbazioni dell'orbita della stella principale Sirio A, solo nel 1862 l'esistenza della compagna, Sirio B, fu accertata per via telescopica da un collega americano di Bessel, Alvar Graham Clark. Com'è possibile, si accalora Temple quando lo racconta, che i Dogon conoscessero da lunghissimo tempo dell'esistenza della stella compagna, in mancanza degli strumenti astronomici e matematici moderni? Dovevano essere stati gli stessi abitanti di quel sistema solare ad averlo spiegato a loro. Ovvio, no? Beh, purtroppo per Temple e per gli appassionati degli antichi astronauti, in realtà, già a suo tempo, gli iniziati della cultura Dogon avevano raccontato cose un po' diverse agli antropologi francesi. Secondo la cultura Dogon, infatti, Sirio avrebbe due compagni, non uno, e questi due compagni della stella principale hanno attributi maschili e femminili, come avviene in molte culture per i simboli di fertilità. Facciamo insieme una cosa ancora migliore. Guardiamo con attenzione il disegno che fu fatto dai Dogon nella sabbia a beneficio dei due etnologi francesi. Eccolo, il segno con la lettera A rappresenta Sirio, la stella principale, quella che si vede benissimo a occhio nudo. Con la lettera B c'è quello che i Dogon chiamarono Potolo, quello è il compagno di Sirio che colpì tanto i francesi, e poi ancora di più Temple. Vedete, nel disegno è mostrato in due posizioni per far capire simbolicamente che Potolo danza, cioè che orbita intorno a Sirio. Già a questo punto potremmo sospettare legittimamente che questa intera rappresentazione per i Dogon ha un valore simbolico e che non rappresenta il racconto più o meno fedele di eventi reali accaduti millenni fa. Ma poi c'è di più. Compare infatti un secondo compagno di Sirio, quello che nel disegno è indicato con la lettera C. I Dogon lo chiamano Mya. Il guaio è che di questo secondo compagno, che dunque dovrebbe costituire una terza stella del sistema, in realtà l'astronomia moderna non sa un bel nulla. Non è mai stata scovata da nessuno e di tentativi di verificare se Sirio era un sistema ternario di stelle ne sono stati fatti e come. Ma proseguiamo. Alla lettera D è rappresentato un Nommo, cioè una delle figure fondatrici della cultura Dogon, quelli che giunsero con l'arca. Proprio quello che Temple fa diventare un alieno anfibio con relativo UFO. Il singolo alieno ha le dimensioni di una stella? Ma il vero punto è che in questa cosmologia c'è molto molto altro. Alla lettera E lo Yurugu, cioè il maschio che cerca la sua gemella femminile. Alla F la stella delle donne che dovrebbe danzare intorno alla seconda compagna di Sirio. Alla G il segno simbolico della donna e alla H il suo sesso. Tutto questo insieme, avvolto in un ovale che rappresenta l'uovo cosmico, costituisce quello che in maniera un po' impropria potremmo chiamare l'universo. Insomma, un sistema culturale ricco, complesso, ma con tantissimi elementi simbolici. Non ci sono solo Sirio e la seconda stella. Ebbene, nel libro di Temple di tutta questa complessità non c'è nessuna traccia. In particolare per Temple i riferimenti alla terza stella spariscono, diventano marginali. Strano, no? In realtà tutta questa grande enfasi su Sirio e sulla cosiddetta prova del contatto con gli antichi alieni, dovuta alla presunta conoscenza di Sirio B, allo scrittore americano serviva
per uno scopo ben preciso. Temple sapeva benissimo che l'astronomia egizia, così avanzata, aveva al centro il culto di Sirio e che sul moto di Sirio nella volta celeste si basava l'intero calendario degli egizi. Ecco, dice Temple, finalmente abbiamo spiegato perché gli egizi tenevano così tanto a quella stella, per regolare la loro vita e le loro attività sacre e profane. Perché i Dogon, in contatto con i Nommo all'alba della civiltà, avevano insegnato proprio agli egizi come stavano le cose. Insomma, Temple, più che un serio studioso, risulta a questo punto soprattutto un fantaegittologo, un altro fra i mille occidentali che nella cultura egizia, sin dal Settecento, hanno cercato di cogliere qualcosa di più di quello che, sia pura fatica, si può dedurre dai dati archeologici. Il contatto con sapienze sconosciute, con mondi scomparsi come Atlantide, oppure più di recente l'incontro salvifico con gli alieni. Ciò detto, bisogna ammettere che il libro di Temple ha un pregio che non si può negare. Si basa su un'idea precisa, relativa a un evento presunto avvenuto nella storia, che lui cerca di estrarre dai racconti orali dei Dogon del XX secolo. Se questa idea non sta in piedi, però, addio a tutto il resto e soprattutto buonanotte agli egizi eredi della scienza spaziale dei Nommo di Sirio e a tutto il resto del castello di Temple. Forse proprio per questo gli scettici hanno considerato le fantasie di Temple, i suoi errori, le deduzioni improbabili, le omissioni, una specie di campo di esercitazioni per mostrare come la teoria degli antichi astronauti sia un vero e proprio colabrodo. Il celebre astronomo e divulgatore americano Carl Sagan fu tra i primi a reagire alle affermazioni di Temple. Nel suo libro del 1979, Il cervello di Paul Broca, in italiano uscito con il titolo Il romanzo della scienza, Sagan dimostrò per un'altra via che come insegnanti di astronomia gli abitanti di Sirio con i Dogon non erano stati granché. Quando gli antropologi francesi scoprirono la faccenda della compagna di Sirio, infatti, i Dogon non sapevano che i pianeti del nostro sistema solare dotati di anelli, a parte Saturno, sono altri, a cominciare da Urano. Eppure loro sapevano solo di Saturno. Dunque, per quanto sembri ovvio che possiedono conoscenze che non si possono acquisire senza un telescopio, è facile immaginare che i Dogon abbiano avuto contatti con una civiltà tecnicamente più avanzata. L'unica domanda è quale civiltà? Extraterrestre o europea? La conclusione che si trae dall'ignoranza dei Dogon nei riguardi degli altri pianeti con gli anelli è facile, dice Sagan. I Dogon sul sistema solare sapevano solo quello che ai tempi del contatto con gli studiosi francesi già potevano apprendere informandosi e accedendo all'istruzione di tipo occidentale, alla quale ormai stavano avendo sempre più spesso accesso. Insomma, in astronomia sapevano quanto ci si poteva aspettare a quel tempo dalla normale istruzione scolastica francese contemporanea, ma niente di più. Ecco, forse questo è un punto importante e anche altri scettici come James Oberg lo hanno notato. I Dogon cominciarono a occidentalizzarsi dai primi anni del XX secolo, è vero, ma non è che in precedenza vivessero isolati o in chissà quale isola sperduta del Pacifico. Dal XIV secolo, infatti, vivono al centro di una regione che è al cuore di traffici e scambi culturali intensi e le culture si mescolano, si contaminano. I fantarcheologi spaziali, invece, sovente sembrano pensare che al centro delle culture ci sia un evento improvviso, uno stravolgimento totale dovuto all'arrivo di strani dei, oppure qualche catastrofe cosmica che plasma e cancella tutto in tempi velocissimi. Tutte le scienze dell'antichità prossima e remota ci dicono che non è così e che semmai quando i mutamenti sono relativamente veloci è perché le società decadono per crisi economiche o ecologiche, per epidemie, guerre con i vicini o con invasori più potenti. La cultura Dogon è estremamente complessa, la sua interpretazione probabilmente non è stata sempre corretta, soprattutto nei primi decenni degli studi da parte degli occidentali, in particolare dei francesi come Griol e Dieterlen, sui quali Temple aveva puntato tutto. Pochi anni fa un giornalista belga appassionato di misteri, Philip Coppens, e un suo collega nigeriano, John Obatala, hanno definito una vergogna il trattamento subito dalla cultura Dogon a causa della popolarità del cosiddetto mistero di Sirio. La loro critica, a dire il vero, non era rivolta tanto a Temple,
ma agli antropologi francesi che avevano cercato di attribuire ai Dogon conoscenze che non avevano, oppure non avevano capito che i Dogon che avevano intervistato si stavano modernizzando e raccontavano loro le stesse nozioni che stavano apprendendo, per così dire, di ritorno, perché stavano incorporando nei loro racconti la scienza moderna. Guardate che di esempi in cui un antropologo moderno, un po' imprudente, si sente raccontare da una popolazione remota, indigena, storie che provengono dalla stessa cultura dell'antropologo e le scambia per coincidenze incredibili, ce ne sono tante, e Sagan li racconta nel suo libro, come il caso di uno studioso delle usanze dei nativi americani, che faceva domande a un anziano membro di una tribù Navajo, e prima di rispondere, l'anziano usciva ogni volta dalla sua abitazione. Poi, quarto d'ora dopo, tornava e rispondeva all'antropologo, raccontando le cerimonie sulla nascita, i rituali connessi ai riti di passaggio, la pubertà, il matrimonio, la gravidanza, la morte. Ogni volta che sentiva una domanda, il vecchio si alzava, usciva dalla tenda, poi tornava con la risposta. Pensando che andasse a consultarsi con un altro anziano che magari era infermo e non si poteva muovere, l'antropologo prese coraggio e domandò al vecchio dove andava ogni volta. L'anziano allora si allontana un'ultima volta e poi torna, portando appresso un volume sporco e usato del Dictionary of American Ethnography, compilato dagli etnografi del decennio precedente. Questo povero bianco, deve avere pensato l'anziano nativo, è ansioso di conoscere, ben intenzionato, ma molto ignorante. È chiaro che non ha una copia di questo libro che contiene le tradizioni del mio popolo. Allora gli racconterò io che cosa dice. Da giovane Robert Temple aveva costruito un suo grandioso modello della protostoria dell'umanità. La magnifica cultura egizia era stata determinata dai contatti tra i Dogon e i Nommo di Sirio, ma tutto quanto prendeva le mosse dall'idea che Griol e Dieterlen, a suo tempo, avessero fatto un buon lavoro di raccolta dei dati. E invece ci sono molti elementi per pensare che non andò così. È per esempio quello che pensa uno dei più famosi antropologi specializzati nelle culture africane, l'olandese Wouter van Beek. Van Beek ha lavorato a lungo con i Dogon insieme a team di ricerca moderni e con capacità di analisi assai più avanzate di quelle degli antropologi francesi di decenni prima. E in questo modo ha potuto rivalutare nel suo complesso il vecchio lavoro di Griol. Sentite che cosa ha scritto van Beek in un suo lavoro del 1992. Per i Dogon la conoscenza delle stelle non è importante né per la vita quotidiana né per i loro riti. La posizione del sole e le fasi lunari sono assai più rilevanti nei calcoli delle loro attività. Nessun informatore al di fuori del giro di persone con le quali parlò Griol ha mai sentito dire niente del Potolo, cioè del misterioso compagno di Sirio. Quel che più conta è che nessuno, nemmeno nel gruppo degli informatori di Griol, aveva mai sentito parlare o intendeva parlare di Sirio come se fosse una stella doppia. Molti, al contrario, scrive ancora Beck, ricordavano che era stato proprio Griol il primo a parlare di Sirio. Nella migliore delle ipotesi, dunque, le conclusioni di Griol sulle conoscenze astronomiche dei Dogon erano errate. Ma nella peggiore c'è davvero da sospettare che l'etnologo avesse sollecitato un po' troppo i pochi individui che gli avevano parlato di Sirio. Il francese poi aveva sempre lavorato con degli interpreti e tutta la storia di Sirio deriva da interviste fatte a una sola persona. Inoltre Griol non teneva conto del fatto che i Dogon tendono a evitare ogni forma di contrasto e quindi a non contraddire una persona stimata e rispettata come era lui. Se questa fa delle ipotesi un po' strampalate. Ah, un'altra stella intorno a Sirio, certo, come no, se lo dice lei. Insomma, alla fine di tutta questa storia di fantasticherie sulla visita di antichi astronauti, e dopo aver capito che probabilmente ci troviamo al cospetto di un caso di cattiva comprensione della cultura e delle tradizioni di un popolo, non sarebbe il caso di tornare al punto essenziale? Insomma, se questi benedetti antichi astronauti venivano da un pianeta che ha per stelle Sirio e la sua compagna Sirio B, che cosa ci dice l'astronomia sulla possibilità che quelle stelle ospitino la vita? Se Temple avesse avuto ragione, gli astronomi si troverebbero alle prese con un sistema solare, quello di Sirio, che dovrebbe avere visto lo sviluppo di forme di vita complesse. Ebbene, la sorpresa è che fu proprio uno dei primi scettici ad occuparsi della faccenda, Ian Ritpath,
che è stato anche un antesignano della divulgazione scientifica, a far cadere ogni illusione al riguardo. Sirio B, la compagna scoperta nel 1862, oggi è una nana bianca delle dimensioni della Terra, mentre Sirio A, quella che vediamo da sempre, ha una massa pari a circa 2 volte quella del Sole. Ma Sirio B, che ormai in sostanza è quasi una stella morta, nel corso della sua evoluzione fu in precedenza una gigante rossa, e questo significa che in quel lungo periodo probabilmente avrebbe divorato qualsiasi pianeta, di qualsiasi tipo, abitato o meno, che gli fosse ronzato attorno. E comunque, Sirio B aveva già in origine una massa tale da non permettere un ciclo vitale lungo a sufficienza da consentire lo sviluppo della vita, che è una cosa lentissima e complicatissima. E poi, nel corso di queste trasformazioni, si verificano trasferimenti di massa che devono avere reso assai instabile il sistema binario delle due stelle. Per eventuali pianeti, ammesso che siano mai esistiti, sarebbe stato un disastro. Tutto questo senza dimenticare che Sirio B è una nana bianca non da 5.000 anni, ma da milioni di anni, ed emette raggi X molli, una cosa che francamente per qualsiasi organismo vivente creerebbe un ambiente un tantino tremendo. Non soddisfatto, comunque, nel 1977 Ritpat si rivolse a 2 osservatori radioastronomici, l'Algonquin Observatory canadese e quello della Ohio State University, chiedendo di provare per qualche sessione a puntare gli strumenti sul sistema solare di Sirio. A quanto Ritpat fa capire, quelli lo guardarono un po' di traverso, visto che per loro Sirio non aveva praticamente nessun interesse, ma comunque lo accontentarono. Ecco, credo che la notizia che i 2 osservatori non rilevarono il benché minimo cenno di segnali radio di altro tipo non vi sorprenderà. Insomma, dagli equivoci creati da un etnologo francese fino all'ipotesi degli extraterrestri venuti a regalarci la civiltà 5.000 anni fa, immaginata da uno scrittore americano, il passo, almeno in apparenza, non doveva essere affatto breve. Eppure, anche questa volta, i sostenitori di idee pseudoscientifiche come quella degli antichi astronauti, di passi verso il vuoto sono riusciti a farne parecchi. Tutto questo significa che non possono esistere civiltà extraterrestri nella vastità del cosmo? No, come ben sapete, non ho mai detto niente del genere, sarebbe sciocco affermarlo. Ma per quanto sentirmelo dire so che farà arrabbiare chi, come in una fede religiosa, crede ciecamente agli extraterrestri, fino ad oggi non abbiamo ancora le prove che tali civiltà esistano, quantomeno abbiano preso contatto con noi nel presente o nell'antichità. E se davvero esistono gli extraterrestri, i mezzi che hanno maggiore probabilità di scoprirli, come diceva Carl Sagan, saranno le sonde planetarie senza equipaggio, munite di grandi radiotelescopi. Staremo a vedere. Io vi ringrazio di essere stati con me per questo ultimo episodio di fine anno e di aver viaggiato con me tra antiche tradizioni africane e stelle lontane. Ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, dove condivido molti contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro, corso di indagine del mistero e molto altro. E ringrazio anche coloro che arrivano su Tipeee e che desiderano aiutarmi a organizzare il primo tour dei naviganti, che mi porterà ad attraversare tutta l'Italia e che ci darà la possibilità di incontrarci. Unitevi anche voi, ci sono tante sorprese che vi aspettano. Vi ricordo anche che il 6 gennaio si chiuderà l'occasione speciale per chi vorrà iscriversi al sorprendente corso di mentalismo che ho realizzato insieme a un grande studioso come Mariano Tomatis. Trovate tutti i dettagli al sito massimopolidorostudio.com. Per ora ci fermiamo qui, ma ci rivediamo nel nuovo anno con tantissime sorprese e naturalmente con nuovi misteriosi episodi di Strane Storie. Buon anno! La vita può essere molto difficile a volte. Ma non è andata qualche bel veglione di fine anno? Cosa c'entra? Cosa intende dire? Beh, ricordo ancora quando da ragazzo mi trovavo per la strada e avvicinavo qualche vecchina dicendo: "La prego, signora, non avrebbe $10 da darmi? Mi servono per raggiungere la mia famiglia." Ah, e dov'era la sua famiglia? Al cinema. Era una vita molto dura quell'epoca. Sì, diciamo che anche adesso è abbastanza dura avere a che fare con lei. Buon anno, auguri! Grazie!